Coach Arigliano, l'Academy Basket Catanzaro questa sera era partita abbastanza bene, poi però è venuta fuori anche la bis e voi non siete riusciti ad arginare le loro bocche di fuoco. Ma sì, infatti la partenza, come hai detto tu, è stata positiva. Abbiamo avuto impatto sulla partita, come avevamo preparato, e poi insomma è chiaro che non può rimanere l'inerzia sempre dalla parte nostra. È uscita fuori la bis, lì quando loro hanno recuperato lo svantaggio, da lì, diciamo, dalla metà, secondo quarto in poi, è iniziata un po', diciamo, la nostra fretta di voler rimettere di nuovo le cose a posto. Siamo stati un po' troppo frettolosi nel prendere le conclusioni, e insomma, alla fine questo, diciamo, è quello che è successo più evidente. Adesso riguarderò la partita. Però, diciamo, è stata anche una partita strana. I nostri due lunghi si sono gravati di falli. È chiaro che è una squadra che non ha ancora esperienza. C'erano tanti giocatori che magari giocando meno minuti negli altri anni potevano distinguere meglio i loro, cioè potevano, come dire, essere più aggressivi in difesa e fare falli. Adesso il minutaggio di alcuni di questi ragazzi si allungherà, quindi devono migliorare anche nella gestione di questi tipi di aspetti. Ecco, è possibile che proprio questi ragazzi più giovani, che quest'anno saranno maggiormente responsabilizzati, hanno avvertito un po' la pressione di giocare la prima gara casalinga in prima squadra con queste responsabilità in stagione? Beh, sì, può essere una chiave. È chiaro che sì, si è visto anche dialogando con loro durante la partita, parecchi di loro hanno, come dire, avvertito questa pressione, tra virgolette. Tutti avevano voglia di mettersi in evidenza, di fare bene, e da qui è scaturito appunto quello che stavo parlando, parlavo prima, insomma, invece di muovere un po' più la palla e far lavorare la difesa avversaria più secondi, diciamo, tutti siamo stati presi dalla frenesia, mossi dal fatto di voler far bene. È chiaro, questo rientra nel percorso di crescita che devono fare questi ragazzi. Bisogna avere pazienza in primis, però niente, cioè, sono partite di coppa, stiamo cercando di trovare i meccanismi giusti. Andiamo avanti con fiducia. Radiomercato vi indica attivi ancora per cercare di trovare qualche giocatore in grado di migliorare questo roster. Il suo pensiero. Ma quando sono stato chiamato qua, mi hanno prospettato un progetto estremamente giovanile, con l'ossatura dell'Under 19 di quest'ultima stagione. Ieri, 2 giorni fa, si è aggiunto Luca Mirnic, arriveranno altri giocatori che fanno parte, insomma, della società, e hanno messo a posto la foresteria. Siamo in attesa di visionare questi altri ragazzi che fanno parte della cantera catanzarese, perché il progetto quest'anno è valorizzare tutte le risorse che ha a disposizione questa società. E poi da lì siamo sempre attivi sul mercato, stiamo visionando giocatori. Siamo rimasti un po' bloccati perché comunque non eravamo a posto organizzativamente, diciamo, soprattutto con la foresteria. Da oggi ho saputo che siamo attivi, e quindi stiamo monitorando, e sicuramente qualche aggiunta ci sarà, perché insomma c'è bisogno, sempre per essere più funzionale, la crescita di questi ragazzi. Con qualche giocatore in più magari potranno sgravarsi un po' di pressione da dosso. Ultima domanda, cosa porta di buono da questa serata? Ma di buono è che, insomma, comunque anche in una serata non particolarmente felice, però siamo soddisfatti. Abbiamo avuto delle risposte da diversi ragazzi, e
chiaro che ci sta in questi primi, ce ne andiamo insomma da 2 settimane di essere un po', come dire, confusionari in attacco. Il carico di lavoro che stanno facendo durante l'operazione è tanto, quindi potremmo migliorare anche, diciamo, sotto l'aspetto difensivo. Oggi abbiamo peccato un po' a rimbalzo in difesa, ci hanno insomma preso un bel po' di rimbalzi in attacco, però ripeto, alla fine, anche guardando il punteggio, siamo riusciti a di nuovo ad attaccarci a fine partita per provare a riprenderla, quindi una reazione comunque c'è stata ancora una volta. Ripartiamo da lì con pazienza, insomma, di poter migliorare ancora. Grazie. Grazie a voi.